Salve a tutti, siamo qui per mostrare il funzionamento di questo combinato eccezionale marca Samsung, quindi una garanzia di qualità e di ottima fattura, robusto e impeccabile nell'esecuzione di tutti i comandi. Registra da DVD a VHS e anche da VHS a DVD. È già in stand-by, il modello è il DVD VR375. All'interno è stato già inserito un disco vuoto dalla mia campana e quindi acceso, inseriamo il VHS. Ci spostiamo su VCR, così andiamo a visualizzarci la nostra videocassetta, che potrebbe essere una videocassetta che voi avete a casa e volete copiare in digitale per renderla eterna. È un apparato che è stato esposto al pubblico ma non utilizzato, quindi è un ex demo, un po' di graffi dovuti all'esposizione, qualche segno, ma insomma, come vedete, esteticamente non ha grossi difetti né tantomeno particolari urti o segni. Anche perché io non vendo assolutamente materiale che è difettoso. Prima viene testato completamente e controllata anche l'integrità strutturale ed estetica. Allora, andiamo a prepararci al dubbing, andiamo su stop. Stop, 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 eccolo qui. Allora, vogliamo copiare da VCR a DVD, quindi premeremo questo tasto e inizia la copia. È una cosa semplicissima. Parte in pausa e poi va in play. Esattamente. Da questo momento in poi stiamo copiando da VCR a DVD. Quindi potrete riversare le vostre vecchie cassette che ormai rischiano di rovinarsi per sempre sul DVD con una semplice pressione di un tasto. È un apparato 6 testine, hi-fi stereo, ha la possibilità di registrare anche da sorgenti esterne, ma la cosa più importante è che è Full HD ed ha l'uscita HDMI, quindi parliamo di un prodotto di ultima generazione che ha sia l'uscita analogica con due prese scarte che l'uscita digitale HDMI per non perdere la qualità quando vedete magari un DVD, chiaramente con la presa scarte è più sporca come immagine. Ha un telecomando compatibile in dotazione, il suo è andato smarrito, quindi abbiamo un telecomando che ci consente di fare comunque tutto quello che ci consentirebbe di fare il telecomando originale. E abbiamo anche le istruzioni in italiano in formato PDF, quindi al momento dell'acquisto vi verrà inviato un file PDF da stampare a casa o da consultare tramite smartphone o tramite computer, ma io non credo vi servirà perché, come vedete, è tutto molto semplice. Andiamo a premere stop. La macchina aggiorna il disco e ferma la cassetta, quindi in pratica, come vedete, sta registrando le informazioni. Io tiro fuori la cassetta a questo punto perché non ci serve più e vi mostro la registrazione su DVD. Ci spostiamo su DVD, andiamo in play ed eccoci qua. Questo è il brano che abbiamo registrato prima. Infatti, vedete, siamo su DVD e il counter va avanti. Qualità eccezionale, nulla da dire, veramente un apparato che non ha bisogno di altro che lavorare. È una macchina che vi masterizzerà 100.000 dischi senza fare un fiato. Davanti abbiamo l'ingresso AV per una videocamera DV oppure per l'ingresso analogico di una videocamera in digitale. Vi ringrazio per avermi seguito e buon acquisto a tutti.